Il Cnusa Team contro la squadra Tunda è più di un recupero per il campionato Over 35. Perché? Perché questa partita vale la qualificazione nel gruppo A. Siamo pronti? Partiamo! I Cnusa Team con Luca Cosciu in porta, poi abbiamo Luca Cioglia, Giuseppe Picciao, poi Sanna, Piras, Sirigu, Neri, Masella, Chiminelli e Riccardo Mingoia, out Fabrizio Mingoia per squalifica. Nella squadra Tunda in maglia rossa abbiamo Carmine Frosina in porta, poi Pierangelo Meloni, Farci, Fontana, Fernando Littera e Liliu. Tantissime le assenze tra le fila dei giallorossi. La partita tra squadra Tunda e Cnusa Team, come detto anche nel preambolo iniziale, è fondamentale per il futuro nella seconda fase di ambo le squadre che si stanno giocando il gruppo A e il gruppo B. Questo più che un recupero infatti è uno spareggio. Alla squadra Tunda basterebbe anche un pari considerata l'eccellente differenza a reti. Il Cnusa Team deve giocare con il coltello tra i denti per strappare i tre punti. Adesso la palla è per Alessandro Liliu, in qualche modo riesce a recuperare la palla, se non vado errato è Alberto Sirigu, ora Masella al limite in posizione centrale, cioè conclusione, la sblocca lui, Nicola Masella, l'Cnusa Team in vantaggio. Il passaggio tra l'altro era stato di Giuseppe Picciau e non di Alberto Sirigu, quindi Cnusa Team in vantaggio quando siamo giunti esattamente al nono minuto della prima frazione. Tanto dall'altra parte, che cosa si è divorato Farci dal lato destro in area, palla altissima. Intanto Fabrizio Farci ci prova lui da fuori, palla alta, non di molto, sopra la traversa. Attenzione a Liliu, seguiamolo, la palla è per Farci, largo sulla sinistra, Farci, sta arrivando Picciao, Farci, era di rigore, palo clamoroso, la palla ancora lì, Farci giù, sul contrasto con Cioglia, calcio di rigore. Dal dischetto Fabrizio Farci va lui fuori, incredibile, fuori sulla sinistra ed è un rigore pesantissimo questo. Siamo già dall'altra parte con Frosina che esce su Mingoia. È pronto, dovrebbe essere Liliu sul punto di battuta, tre quarti destra, andrà col sinistro, va Liliu, violentissima Alessandro Liliu, un razzo, quello del numero 11 della squadra Tunda, anche se Cosciu probabilmente è rimasto sorpreso dalla scivolata di Nicola Piras che forse ha anche deviato la palla, sta di fatto palla che ha toccato il palo interno sinistro e si è insaccata. 1-1, gol pauroso di Liliu. Finisce in questo momento il primo tempo, squadra a riposo, squadra Tunda e Cnusa Team a riposo sull'1-1. Secondo tempo che inizia in questo momento, squadra Tunda e Cnusa Team 1-1 al termine dei primi 25 minuti. Allora riepilogo anche i marcatori, al nono il gol del vantaggio dell'Cnusa messo a segno da Masella e il pareggio realizzato al 21esimo da Alessandro Liliu, nell'intermezzo da ricordare un calcio di rigore sprecato da Fabrizio Farci. Chiminelli largo sulla sinistra, in mezzo c'è Mingoia, trovato in questo momento, ancora Mingoia, mezzo a tre, parte da dietro dove c'è Marcello Sanna che pensa alla conclusione, l'effettua Liliu, in qualche modo riesce a respingere poi la palla di Sirigu per Giulio Neri che sta pensando alla conclusione, l'effettua, palla non di molto, sul fondo alla destra del portiere. Giulio Neri, limite sinistro, dietro c'è Chiminelli, servito in questo momento, la palla è poi per Picciau! La blocca Frosina, brivido per la squadra Tunda. La punizione, battuta a Chiminelli, barriera, attenzione, potrebbe partire il contropiede della squadra Tunda con Fabrizio Farci in possesso di palla, forse rallenta troppo la manovra dei rossi, Fabrizio Farci riesce ad andarsene già in posizione centrale, poi la conclusione completamente strozzata, ha perso una buona occasione qui la squadra Tunda. Siamo già dall'altra parte, attenzione, con Sirigu che ci prova da fuori. Palla sul fondo. Neri, in possesso di palla sulla sinistra, attenzione, sta preparando il sinistro. La palla in mezzo, splendida per la deviazione! Adesso attenzione a Giulio Neri, la palla è per il numero 7! Luca Chiminelli che prova a trovare l'incrocio destro, parata mostruosa di Carmine Frosina. Pallone lungo per Giulio Neri sulla corsia di sinistra, lo stop di Giulio Neri non è dei migliori, poi prova ad andarsene, si aiuta anche col gomito contro l'avversario, poi Chiminelli il piazzato, Frosina. Alessandro Liliu, situazione 2 contro 2, Liliu parte da solo, la palla per
Fabrizio! Farci la squadra tonda in vantaggio! Farci è rimasto lì, classico, il suo modo di segnare, splendido, qui Liliu che avrebbe potuto tirare da quella posizione, invece no, ha pescato sul lato destro in area di rigore il compagno di squadra Fabrizio Farci, la squadra tonda passa in vantaggio nel miglior momento di Cnusa Team. Luca Fontana, palla per Alessandro Liliu, che prova ad andarsene all'avversario, ci riesce poi la conclusione violentissima che sfiora l'incrocio sinistro. Da Riccardo Mingoia, la palla è fuori per Chiminelli! Luca! Chiminelli, il pareggio di Cnusa Team col destro d'esterno, palla sotto l'incrocio dei pali vicino. Masella, attenzione, la sua conclusione deviata! Nicola Giovanni Masella, lì Cnusa Team l'ha ribaltata in pochissimi secondi, doppietta per lui, deviazione clamorosa sul tiro che ha mandato completamente fuori giri Frosina, lì Cnusa Team passa in vantaggio. Nicola Masella, quindi centralmente, ancora per Piras che si gira! Nicola Piras, 4-2 per il Cnusa Team, ha messo la freccia la squadra ospite. Tanto attenzione, il Cnusa ormai sta dilagando. Mingoia, la palla per Piras, ancora Mingoia, Frosina ci mette una pezza. Tanto la punizione battuta, la palla lì, il salvataggio di Piccia, no, anzi no, di Mingoia probabilmente, sul colpo di testa a botto sicura da parte di Farci. Siamo già dall'altra parte, ancora con Mingoia, la chiude lui Riccardo Mingoia, prima salva il 3-4 e poi fa il 2-5 sull'assist di Sirigu. Game over per squadra tonda. Gioca adesso in maniera tranquilla l'Iclusa, intanto Sirigu, Alberto Sirigu ci mette la firma anche lui. Pallone colpito dalla tre quarti in posizione centrale, terminato alla sinistra dell'estremo difensore Carmine Frosina, 6-2 per il Cnusa. Arriva intanto in questo momento il triplice fischio da parte di Alessandro Noli, vince quindi il Cnusa Team in rimonta con il punteggio di 6-2 per effetto della classifica del campionato over 35, il Cnusa Team vola nel gruppo A. In compagnia di Alessandro Liliu nel post partita, squadra tonda contro il Cnusa Team, ricordiamo il finale 6-2 per il Cnusa Team, quindi la squadra tonda va nel gruppo 2, quindi in Serie B sostanzialmente, mentre il Cnusa Team vola in Serie A. Allora Ale, è stato un peccato affrontare questa partita che era decisiva con l'uomo in meno. Sì, alla fine è stato decisivo avere l'uomo in meno, abbiamo retto fino a metà del secondo tempo, poi ovviamente le forze sono calate, era inevitabile. Senti, come mai, ti chiedo, come mai l'uomo in meno, anche perché la squadra tonda sempre nelle ultime partite, vi ho sempre visti, eravate scesi 10-11, non ce lo aspettavamo proprio. Purtroppo ci sono stati dei problemi, chi di lavoro, chi di famiglia, e alla fine purtroppo non ci siamo stati di numero. È un peccato, speriamo che le prossime partite saremo nuovamente più numerosi. Senti, va bene che ripartite dal gruppo B, però questa squadra tonda è in grado di giocarsela per vincere la fase finale. Sì, secondo me abbiamo un bel potenziale, siamo una bella squadra, con dei giocatori molto validi, secondo me potrebbe giocarsela veramente con qualsiasi squadra. Perfetto, allora grazie Alessandro per essere rimasto con noi, in bocca al lupo a lui, alla squadra tonda e ovviamente anche all'Cnusa Team, grazie. Riccardo Mingoia, voto 7,5. Meriterebbe senza alcun dubbio di indossare la maglia numero 10. Salva un gol fatto e, non contento, in contropiede chiude i giochi. Cassaforte! Luca Chiminelli, voto 8,5. Segna la rete forse più importante di tutta la stagione degli Cnusa. Più delizia che croce in questa serata e la birra a fine gara è meritata. Oktoberfest. Corrado Frosina, voto 9. Giocare in 6 è un problema? Non sembra proprio per il portiere, che vale almeno quanto due uomini in più, a vederlo compiere certi assurdi interventi. Magico!